Ciao amici, benvenuti a un'altra giornata di Unileague. Siamo qui con i nostri compagni d'avventura che si chiamano? Sparo, Emiliano. Emiliano, eh? Sì, Donald, lo sai. Perfetto. E il nostro Emiliano è un valido membro degli FC Danno, mentre il nostro Rosario qui. Sono qui in veste di tifoso, preparatore tecnico e fisioterapista. No, però non prende stipendio. No, è scritto alla cotta di Medici. Esatto. Allora, diamo il risultato. FC Danno vince, stravince contro la squadretta. Qual è stata la chiave del match? Anche se secondo me io la vorrei dare una chiave del match. Vediamo se la mia analisi corrisponde anche con la tua. Il fatto che FC Danno ha ammazzato la squadretta, gol da operaio, gioca da operaio, mentre la squadretta si è un po' concentrato sulle... La mia analisi è... FC Danno gioca da operaio, gol da operaio, tanti gol, mentre hai squadretta giochi, diciamo, tocchi più soffici, tocchi più, insomma, si sono persi un pochino, sono persi. Sì, vabbè, noi giochiamo insieme da tanto tempo, quindi ci conosciamo. Il gioco di squadra. Ci conosciamo a memoria, ci giochiamo a memoria. Abbiamo iniziato la prima partita dove abbiamo fatto male, poi si sono aggiunti i membri che hanno rafforzato la nostra squadra e ora ce la possiamo giocare con tutti. Ho visto soprattutto un gioco molto largo, ampio sulla fascia, era una cosa decisa prima, stata una cosa sul movente. Siamo una squadra molto tecnica, quindi ci ingentriamo su questo gioco di palla. Ok, grazie, vi ringrazio. Il mister, se vuole dire qualcosa, sì, il mister ovviamente. Volevo dire la mia su questa partita che, come ovviamente ha già detto lei, si è basata, diciamo, sulla capacità dell'FC Danno di, diciamo, limitare appunto le avanzate avversarie. Da tifoso interista penso che questo sia di spalletta una memoria, diciamo. Questo appunto gioco combatto e niente, dal nome della squadra FC Danno si può dire che oggi vince con Maridano. Perché vincerà la partita, no? Grazie, col nostro inviato inviato a voi studio, grazie a tutti, ciao ragazzi. Imagine.
fatto. Oh raga, chiudete raga, chiudete raga. Sì! Vai Dario! Dai, dai, cazzo. Ciao a tutti amici Unileague, benvenuti qui a un'altra grande e vincente sfida fra Partizan De Grado e Papitos. Abbiamo qui un rappresentante di Partizan De Grado che si chiama Mancuso, Dario Mancuso. Ciao Dario, e dacci un'impressione sulla partita che è stata abbastanza equilibrata, per la maggior parte della partita equilibrata, sì. Poi l'avete spuntata. Devo dire che all'inizio sembrava semplice perché dopo 5 minuti già stavamo 2-0, però poi abbiamo iniziato a sottovalutare la squadra avversaria e si è visto il contraccolpo, ce l'avevano rimontata, però siamo riusciti a metterci bene dietro, non subire più e sul finale abbiamo trovato il gol del 3-2. Ho visto comunque un atteggiamento molto tecnico, schemi, vi allargavate sulle fasce, giocavate, come prima aveva molto, molto bene il campo, a differenza invece dell'avversario che attaccava sempre centrale. Sì, perché all'inizio eravamo una squadra nuova, le prime partite giocavamo un po' male, eravamo disuniti. Poi iniziando a conoscerci sempre di più siamo riusciti a trovare uno schema tattico adeguato e ora riusciamo a giocare anche bene. Quindi speriamo di continuare così. Grazie Dario, vi grazie salutiamo. A voi. Ciao Dario.